leggermente in ritardo, la controlla in prossimità della bandierina del calcio d'angolo e la mette dietro per la Mantia. La Mantia ancora lunga, libero, libero al centro dell'area, il numero 11 Martellucci. Probabilmente tenuto in gioco da Ballini, praticamente tre quarti della difesa si alza. Calcio di punizione per l'Elvia Recina. Francioni giostra la palla al centrocampo, la dà larga per Cervigni. Cervigni tenta di saltare Berrettoni, la tocca per Scoccia. E praticamente il traversone di Scoccia assume una traiettoria strana che beffa il numero uno Latini, colpisce il palo ed entra in gol, fortunosissimo. Il gol di Matteo Scoccia, del numero 3 ospite. E fortunata l'Elvia Recina, che nonostante abbia commesso qualche errore di troppo in difesa e sia andata sotto di un gol, riesce a rimettere in parità le sorti di una gara con un traversone che colpisce il palo ed entra in gol. Non fa naturalmente riprendere il gioco il direttore di gara, perché al 45esimo c'è stato l'1-0 del Fabriano Cerreto, al 46esimo il pareggio dell'Elvia Recina e praticamente al 47esimo l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Le squadre si recano negli spogliatoi sul parziale di 1-1 tra Fabriano Cerreto ed Elvia Recina. Eccoci rientrati al comunale di Fabriano, i tempi regolamentari sono terminati sull'1-1 tra Fabriano Cerreto ed Elvia Recina, si procede con la lotteria dei calci di rigore e dal sorteggio arbitrale è uscito che la prima formazione a battere il calcio di rigore è proprio l'Elvia Recina con Capitan Pietrella. Parte la rincorsa di Pietrella, si ferma, rete. O meglio 2-1 per Elvia Recina. Bartoli alla battuta, traversa, errore da parte di Bartoli, fischia il direttore di gara, parte con la rincorsa, tiro e gol. Grande freddezza da parte del giovane arancionero. Quindi due rigori tirati all'Elvia Recina, entrambi realizzati, un rigore tirato dal Fabriano Cerreto, sbagliato da Bartoli. Alla battuta Zuccaro, rete. Scoccia alla battuta, fischia l'arbitro, parte il mancino, rete. Bellissima questa esecuzione. Palla alta, vicinissima al palo, alla destra di Latini, fischia l'arbitro. Ancora traversa da parte di Silvi. Potrebbe chiudersi qui la lotteria. Vediamo se Tacconi. No, non ci riesce. Ottima la parata di Latini. Eccola la battuta. Si allunga Isidori, ma non riesce a raggiungere la palla. Rete. Rete di un livello e l'Elvia Recina si aggiudica il titolo regionale di promozione al termine della lotteria dei calci di rigore. Esultano i ragazzi di Mister Lattanzi, anche lo stesso Lattanzi esulta con i suoi collaboratori. Elvia Recina, campione della Regione Marche del campionato di promozione. 1-1, la partita terminata al 90esimo dei tempi regolamentari e poi i quattro rigori realizzati dall'Elvia Recina portano il risultato sul 5-2 per l'Elvia Recina. 5-2 per l'Elvia Recina. Elvia Recina, campione regionale di promozione. Una prestazione, ma una citazione importante, io direi il portiere Isidori. Sì, sì, sicuramente il ritorno di Isidori per noi è fondamentale, il portiere che ha fatto tutta la stagione un grandissimo campionato, oggi ancora con degli interventi decisivi si è dimostrato portiere di valore come noi sapevamo.